Allora, ragazzi, abbiamo quindi avvitato le viti, vedete, belle forti, tutto bello resistente. Allora, volevo dirvi una cosa. Adesso noi penseremo a levigare tutta questa parte qui. Vi volevo dire però una cosa che è molto 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 importante. Quando voi fate questi servizi con la resina, dovete sapere che il legno prende una torsione, ok? Quindi dovete fare attenzione perché tende praticamente a perdere l'equilibrio. In questo caso perde l'equilibrio perché la moquette, come vedete, è tutta rotta. In alcuni punti vedete c'ha l'equilibrio, in altri no, perché va, il piede va sulla resina lì, quindi. Però sul tavolino mi portava una leggera distorsione, perché è dovuto al fatto che la resina tende praticamente a torcere il legno di qualche millimetro, però comunque lo fa, e quindi automaticamente dovete sempre tenere a portata di mano questi sottopiedi che vi daranno poi logicamente l'equilibrio. Ok? Allora, abbiamo avvitato le viti, adesso penseremo praticamente ad affinare tutto questo. Ok? A più tardi. Allora, ragazzi, abbiamo levigato. Vedete? Abbiamo levigato tutto, abbiamo tolto tutte le cose che dovevamo togliere. Voilà. Quindi adesso diciamo che siamo a buon punto. Allora, adesso quello che dobbiamo fare è capire come dobbiamo mettere la nostra pietra, che io adesso vi faccio vedere. Allora, questa qua è la pietra, quindi dobbiamo fare in modo di mantenerla con le due mani. Allora, fammi capire a voi come viene la scultura. Allora, per farvi capire a voi viene così. Le due mani che la mantengono. La faccia mia dietro. Però per non togliere la bellezza della pietra. Alors que Marilyn attend de faire son entrée dans l'église, nos mariés juges vont en découvrir l'intérieur. Allez-y les filles. Le mani in posizione più elegante. Più elegante, però anche più sicura. Così è bene, solo gli occhi. Le marie fait son entrée dans l'église accompagnée di sa marraine. Più di volte verso di qua, più di volta. Suivi di près par Marilyn qui è resté au bras de Jean-Luc, son papà. Questo
violoncelle faisait pas très cabaret en fait. Je m'attendais à une chanson beaucoup plus romantique, j'aurais mis quelque chose d'un peu plus cérémonial. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, aujourd'hui c'est pas le bon jour. Vous avez décidé de vous engager devant Dieu pour la vie. C'est pas rien que de s'engager pour la vie. Surprise. Pas François. Non, ça va. Rappelez-vous là. Un petit peu. Il est pesante. Ça se voit. Mettez-vous debout, les futurs mariés. Marie-Lyne, François, vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, vous allez maintenant pouvoir échanger vos consentements. Moi, François, je te reçois, Marie-Lyne, comme épouse, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie. Madre, que cosa deve mantenere? François se sont dit oui pour la vie. Leurs invités les attendent sur le parvis de l'église pour célébrer leur union. Giornato. Allora, per fare le mani che serviranno per questa pietra, serviranno praticamente un chilo di alginato per mano. Un chilo di alginato per mano. Va bene, allora ci organizziamo. Non vi faccio vedere l'alginato perché già lo sapete.
gli altri video, come si usa, come si fa. L'importante per avere, per fare l'aginato, è molto importante che avete le cose del genere. Se non avete questo, l'aginato non lo potete fare. Quando dovete mischiare un chilo di aginato, un chilo di aginato sono 4 litri di acqua, quindi è importante avere questo, perché si secca rapidamente e se non lo sapete fare praticamente buttate l'aginato. Quindi allora abbiamo capito le mani, mo li facciamo pure. Poi facciamo le mani. Ma no ragazzi, abbiamo fatto la prima mano lì, la prima mano, adesso penseremo a fare la seconda mano. Questo alginato rosa mi piace molto di più perché impiega molto più tempo, quindi normalmente l'alginato blu è, non dico che è istantaneo, però non avete neanche tempo di finire di miscelare che già incomincia a seccarsi, quindi non avete tempo di prendere una forma ben appropriata, tranne se poi non dovete fare la mano come volete voi, allora mettete dentro e finisce così. Però se dovete fare voi una forma con l'alginato di colore blu, quello bianco non l'ho provato ancora, però questo qua di colore rosa è fantastico perché rimane liquido per 3 minuti liquido proprio, quindi avete il tempo tutto di fare tutto quello che volete. E poi per seccarsi impiega 3-4 minuti, quindi anche quando avete messo la mano dentro, se non siete convinti, potete riprendere lo stesso la misura e avete tutto il tempo per farlo. Sembra che non si secca, poi arrivato quasi alla fine si secca tutto istantaneamente senza problemi. Guardate come fa. E poi è molto liscio, mi piace molto, l'alginato mi piace molto ed è meno caro del blu. Allora adesso prendiamo la fumma per l'altra mano e facciamo anche l'altra mano, però l'altro sulla confezione da 2 kg che devo pesare 1 kg. Mettiamo là dentro. Mi serve l'acqua qua.